Viscola, l'NSNC va a caccia di conferme dopo la vittoria contro la Vocera Stadium, va a Padova, una gara molto importante per cercare di risalire posizioni in classifica. Beh sì, dopo il successo che hanno avuto sabato scorso in casa, cerchiamo di andare nel campo esterno di Padova per prendere i 3 punti. Sappiamo che è una partita non facile, il Padova è nelle zone alte della classifica. È una squadra che milita da tanti anni in Serie A2 e da giocatori che giocano da tanto tempo insieme, quindi si conoscono, hanno una buona intesa in acqua e hanno 2 o 3 individui che possono fare la differenza. Ciò non toglie che noi partiamo già scoraggiati. Io ritorno dopo 2 mesi da un infortunio all'adduttore e quindi metterò tutto me stesso, tutto il mio impegno per far vincere la squadra. Quindi che sensazioni hai, visto che praticamente sono 2 mesi, anche di più, che non giochi una partita ufficiale? Allora, sono circa 1 mese che ho rifatto tutta la preparazione e ho dovuto fare diverse fisioterapie, per questo colgo l'occasione per ringraziare Stefano Iacomelli. E vedo la squadra con lo spirito della squadra che piano piano va in aumento, è in crescendo. Sicuramente i 3 punti di sabato hanno fatto bene sia alla squadra che alla società. Bisogna continuare su questa strada. Facciamo tanti sacrifici durante la settimana, doppi allenamenti lunedì e mercoledì e tutti i giorni ci alleniamo la sera. Quindi è ora che i nostri sacrifici, i nostri sforzi vengano ripagati. Giordano, Padova e Civecchia si ritrovano di fronte dopo 9 anni dall'ultima volta, che fu una semifinale playoff molto calda e molto combattuta. E tu non eri in squadra, eri ancora nelle giovanili, però c'erano delle lunghe baffette dietro di loro. Come sarà però ritrovare questo Padova? Tu ovviamente ricorderai quell'esperienza con una partita combattutissima qui a Palagara. Sì, io no, è vero, non ero convocato per quella partita, ma già insieme a De Lungo e Aurelio si era intrapreso un percorso di turnover con la Serie A, mi ero appena affacciato in Serie A e ricordo che quella finale playoff o semifinale, insomma gara 2, giocata qua a Civitavecchia, ci fu un brutto episodio con il loro dirigente, niente, quello comunque sia si chiama passato, oggi siamo nel presente, è un Padova Civitavecchia, speriamo, molto diverso, anche perché le squadre sono cambiate, il clima è cambiato, quindi adesso sta a noi, bisogna giocare la bella pallanuoto, la pallanuoto arranfata la lasciamo agli altri, deve essere una pallanuoto, deve essere sport, per carità, è uno sport di contatto, è uno sport fisico, però comunque sia nel limite dell'accettabile. Mi auguro che sia una bella partita, dove ci sarà tanto da divertirsi e soprattutto tanto da mostrare in acqua.